Santa Lucia qui a Taurianova. Sì, è una festa annuale, è una tradizione che è molto appresa non solo dagli abitanti di Taurianova e in particolare degli Atrinoli, ma anche dai paesi vicini, San Giorgio Mogeto, Varapoglio, Piminoro, Oppio, oggi ne sono venuti. La Piana è qui per onorare Santa Lucia, anche perché credo sia l'unica parrocchia della diocesi dove si celebra questa festa, Santa Lucia. E noi rimaniamo legati a questa martire, ci sentiamo anche legati a tutta la Sicilia, perché oggi la Sicilia esalta questa figura di martire e anche di donna devota al Signore, tanto che viene definita una sposa speciale di Cristo Gesù. Protettrice degli occhi, giusto? Certo. Si dice che sia stata martirizzata con gli occhi cavati, che non è vero comunque, no? È semplicemente il nome che porta, si rifà proprio a questo termine, alla luce, no? E quindi viene invocata perché possa fare la grazia e anche i miracoli di ridare la vista ai ciechi, ma soprattutto la vista dello Spirito. Ecco, Don Cesare, ci incuriosisce gli Atrinoli Taurianova, ecco, vogliamo dire, è una... Gli Atrinoli ormai è un quartiere, come Radiceno, ma le due cittadine, gli Atrinoli e Radiceno, uniti nel passato con il nome di Taurianova, ecco, però ci si ritrova tutti insieme, voglio dire. Oggi Taurianova è come oggi città. Taurianova come città è stata rappresentata qui presente dal sindaco, eccetera, e a me è anche importante che tutte e due le comunità, voglio dire, ci si appiattano, siano unite, la comunione fa sempre bene. Ecco sindaco, ritorna la festività qui, ecco, per Santa Lucia. Sì, finalmente dopo 3 anni che non si è potuta fare la processione, Santa Lucia ritorna per le strade della città con questa festa molto bella, molto sentita da parte delle persone e con questa fiera che allieta un po' queste serate pre-natalizie. Si ritorna al passato, la fiera di Santa Lucia. Esatto, si ritorna al passato ed è una bella tradizione, che è bello rivivere e rinverdire. La fiera di Santa Lucia. È una tradizione storica per Taurianova, per gli Atrinoli soprattutto, perché nasce agli Atrinoli quando ancora le due frazioni erano separate, Atrinoli e Radicena, e niente, poi viene abbandonata e noi all'inizio della nostra amministrazione abbiamo cercato di riportare le tradizioni, tra cui anche la Fiera di Santa Lucia. Quindi il terzo anno della Fiera di Santa Lucia. Quest'anno per la prima volta si fa però la processione, perché abbiamo avuto 3 anni di tra pandemia e tra il meteo che non è stato clemente il 13 di dicembre. Quest'anno invece abbiamo avuto veramente una bellissima giornata dedicata a questa grande santa, veramente colei che protegge gli occhi. Quindi ritorno oltre 30 bancarelle, abbiamo sentito il responsabile della UGL che ha organizzato questo evento. Dice grazie a voi oggi queste persone che sono venute da tutte le parti della Calabria possono esporre i loro prodotti. Sì, insieme alla NOGL stiamo collaborando, questo ci fa capire quanto è importante la collaborazione. Quindi è un oltre che la parte religiosa che è molto importante, c'è anche la parte economica. Cioè la Fiera di Santa Lucia con queste piccole bancarelle sta facendo anche fare un giro economico anche per chi è presente in questa fiera. Assessore, non solo Festa di Santa Lucia Taurianova, ma c'è un calendario ricco per quanto riguarda il Natale 2023 a Taurianova. Ecco, dobbiamo dire che effettivamente quest'anno con Santa Lucia sono iniziate le feste natalizie a Taurianova, perché l'inaugurazione dell'albero deve essere fatta dell'Immacolata, però per diversi motivi si è spostata a domani, quindi domani avremo finalmente l'accensione dell'albero in Piazza Italia, meteo permettendo. E poi un via vai di diversi eventi, tra cui il presepe vivente che sarà fatto il 16 e 17 nell'antica sede dell'asilo Pontalto, e quindi la scuola Monteleone insieme alla Proloco, insieme all'amministrazione comunale, presenteranno il presepe vivente fatto dalle famiglie, quindi dai bambini, dai loro genitori. E questo quando è? Il 16 e il 17 di dicembre, di sabato e domenica prossima. E naturalmente anche altre associazioni come gli Amici del Palco hanno organizzato i presepi napoletani. Bravissimo, hanno organizzato i presepi napoletani presso la Chiesa del Rosario, con dei presepi stupendi, quindi vi dico di andare a visitarli. Poi il 26 gli Amici del Palco faranno una giornata dedicata totalmente ai bambini, alle famiglie sempre, tra cui anche la Proloco con il Luna Park che verrà fatto dove c'era l'ex stazione ferroviaria, e la Proloco sempre anche con i trenini. Quindi Proloco, Associazione Amici del Palco, Amministrazione Comunale e Consulta. E consulta.
consulta, e consulta e cittadini anche volontari. Certo, che hanno... certo, l'unione fa la forza. Taurianova vive un Natale ricco, ecco, possiamo dire. Un Natale ricco d'amore. Ecco.